dell'ennesima sconfitta patita in questa stagione dalla nostra Juventus. Benvenuti, benvenuti nel mio canale, mi raccomando, l'iscrizione al canale è importante, così come è importante la campanella attiva. Allora, Milan batte Juventus 2-0. Purtroppo questa tendenza a non vincere i big match praticamente ormai persevera da un anno e mezzo, forse anche due, non lo so. Avevamo un esame di maturità da affrontare, ne usciamo non proprio con le ossa rotte, perché non è che sia stato proprio una partita in cui il Milan ha stradominato, però usciamo sicuramente ridimensionati rispetto a quelle due vittorie, che comunque ho sempre detto erano due vittorie contro due squadre che non erano sicuramente all'altezza, però comunque erano pur sempre due vittorie contro il Bologna e contro il Maccabi Haifa. Allora, io ho sempre detto che terzino sinistro Alexandro per me è veramente un dramma, un psicodramma. E infatti sul primo gol praticamente tutti salgono mettendo in fuorigioco i due giocatori del Milan, che lì davanti a Szczęsny potrebbero essere anche fra virgolette eventualmente in un fuorigioco passivo, potrebbero essere interpretati. Alexandro invece praticamente fa compagnia al palo, sta lì bello, si guarda la partita. Questo cosa provoca? Provoca il fatto che comunque Tomori ha potuto praticamente fermare il tiro di Giroud, girarsi, mirare e tirare e segnare. Grazie Alexandro per l'ennesimo gol concesso, è l'ennesima prestazione orrenda, orrenda dal brasiliano, che sinceramente non so più come definire. Io ho già detto l'anno scorso che non lo volevo più vedere con la nostra maglia e speravo quest'estate di liberarmene in qualche modo. Purtroppo me ne libererò per forza di cose, o perlomeno è in scadenza, mi pare nel 2023, se non altro almeno, insomma. Al massimo si spera di non vederlo più, insomma dovrò conviverci ancora questa stagione. C'è da dire inoltre, perché comunque per ragioni, per onestà intellettuale, devo dire che sul primo gol, nell'azione precedente che ha portato poi al calcio d'angolo, c'era un mega extra super stra netto fallo su Cuadrado di Hernández. Praticamente Cuadrado prende la palla e Hernández praticamente gli frana addosso, lo lincia praticamente, né più né meno. Quello era un mega fallo, quindi il calcio d'angolo non avrebbe dovuto essere battuto, perché non era assolutamente il gioco era assolutamente da fermare con un calcio di punizione a nostro favore. Poi vabbè, sul gol abbiamo sbagliato noi, o perlomeno ha sbagliato il solito sopravvalutato terzino sinistro Alexandro. Comunque il primo tempo era stato un primo tempo abbastanza equilibrato, adesso al di là del gol, dove loro hanno avuto qualche timida occasione, due pali esterni di Leao, ma neanche tanto convinti. Noi abbiamo avuto qualche timida occasione con Milik, però sinceramente tutto sommato era un primo tempo che era giusto praticamente che finisse sullo 0-0. Secondo tempo è iniziato con magari un Milan un po' più convinto, e noi con una sorta di, non dico rassegnazione, però comunque con una sorta di freno a mano tirato. Infatti il Milan praticamente ha avuto campo, è riuscito a fare meglio sicuramente, insomma, rispetto a noi, però poi alla fine dei conti, insomma, c'è un altro gol che abbiamo concesso, l'abbiamo concesso noi, quindi con una palla persa malamente da Vlahovic a centrocampo abbiamo praticamente liberato un corridoio infinito ai Ibrahim Diaz, che praticamente ha avuto vita facile nell'andare a segnare Szczęsny. Prestazione orrenda del nostro centrocampo, tranne per Rabiot, che Rabiot insomma continua con la sua trend positivo. Locatelli veramente, io non lo so sinceramente Locatelli che diavolo gli sta prendendo, così come Cuadrado. Locatelli tra l'altro pare sia interessato, insomma perlomeno l'Arsenal è interessato al giocatore. Io finché magari ancora l'Arsenal non è convinto, insomma ci punterei, o perlomeno ci farei un pensierino, perché veramente Locatelli da inizio stagione sta facendo veramente delle prestazioni a dir poco orrende, insieme a Alexandro e per certi versi anche Kane, anche se Benino ha fatto, quando è entrato sinceramente ha fatto una prestazione indecorosa. Cuadrado ha fatto qualcosina nel primo tempo, insomma ha avuto qualche fugace, insomma entrata in area
sul suo lato, però poi alla fine dei conti punta l'uomo, però poi spesso e volentieri perde la palla e quindi anche lui niente da fare. Vlahovic si è sbattuto, così come Milik, che ha avuto qualche timida occasione, però se i palloni non gliene arrivano, miracoli non ne può fare. È inutile che stiamo lì a pensare. Purtroppo a questa squadra manca veramente un Di Maria, manca un Pogba lì a centrocampo e manca anche un Chiesa sull'esterno che possa fare qualcosa, perché sinceramente abbiamo tre elementi come loro fuori e la squadra ne risente. Non voglio dare giustificazione a nessuno, né alla squadra né a Allegri, che anche lui sbaglia per carità, però effettivamente tre pezzi da 90 come loro servono come il pane, soprattutto in virtù di quello che succede. Adesso abbiamo il Maccabi, altra partita da assolutamente vincere, lì in casa loro a Tel Aviv, per poi sperare eventualmente nel percorso in Champions. In campionato continua la corsa, o perlomeno insomma quella che potrebbe essere il nostro obiettivo, entrare in Champions, perché purtroppo questa squadra, così come è attrezzata ad oggi, non è assolutamente da scudetto. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, iscrivervi al canale, è importante, fino alla fine, nonostante tutto, forza Juve!